Uno degli ospedali simbolo della prima ondata torna sotto pressione, in particolare il personale sanitario, in 75 sono positivi. Il mio personale sta facendo già grandi sacrifici con ore di straordinario, stanno lavorando veramente con turni massacranti. E poi c'è il problema dei pazienti, spesso anziani, costretti a rimanere per ore, a volte per giorni, su di una barella in attesa di un posto letto. A me è successo anche questa settimana di dover rimandare l'intervento di una persona che aspettava una protesi d'anca da molti mesi. Noi dobbiamo garantire ricoveri ai Covid, i ricoveri ai non Covid. Abbiamo necessità che nei prossimi giorni ci si mettano a disposizione dei posti Covid. In assenza di questi rischiamo veramente di andare in una situazione di estrema difficoltà. Albert, siete sospetto? Siete sospetto, sì. Intanto, grazie al tampone antigenico obbligatorio per chiunque entri al pronto soccorso, sono molte le persone che scoprono di essere positive al virus. Abbiamo un altro positivo e ora la facciamo accedere dall'altra parte. Quanti viaggi avete fatto da questa mattina? Tanti, abbastanza. Qual è la situazione? Drammatica. Se si ospedalizzano troppi Covid perché non fanno le vaccinazioni, non riusciamo a curare quelli che hanno altre patologie.